è così da tanti anni, perché non è che la prima volta che si vota un bilancio, l'unica novità è che quest'anno ci si accorge che esiste una partecipata. Sembra quasi. Sembra che i sindaci per la prima volta, oddio, abbiamo il ruzzo. E per la prima volta scoprono che il ruzzo ha delle difficoltà. Io di questo sono stupito e rammaricato. Perché c'è qualcuno che vuole riscrivere la storia. E io non permetterò, da amministratore del mio comune, sindaco di Otaresco e presidente della provincia, riscrivere la storia. Perché chi oggi scrive, dobbiamo stare attenti sul ruzzo, è solamente perché qualcuno vuole riabilitarsi, cancellare il passato, e non è così. C'è stata questa nota dell'ERSI. Controlla l'ERSI, dice che il ruzzo sta in difficoltà. Mica scappo. Il ruzzo sta in difficoltà. Ma lo sapevamo. Lo sapevano dal 2010-2011. Perché quando nelle ultime assemblee la classe che ha governato il ruzzo per tanti anni, e io non faccio mai politica, purtroppo, e non voglio. Non volevo fare politica, capì che non era più il caso di gestire il consorzio che gestisce il bene pubblico in quel modo, perché si cristallizzava nel 2010-2011 una società che aveva 106 milioni di euro di debiti. Questo era il dato. Questo è stato il dato in quegli anni, e voi dovete fare memoria che ci sono i video, ci sono le interviste. Che si fece in quell'epoca, dove la maggioranza era un certo gruppo politico? Ci fermiamo, troviamo un tecnico. Furono votati, furono chiamati all'unanimità due tecnici che scapparono, vi faccio memoria, Scuteri, tra l'altro, e anche non c'è più, e Strozieri, che scapparono perché la situazione era difficilissima già in quegli anni. E che cosa facemmo all'unanimità? Chi chiamammo a governare questo ente gestito male da chi oggi scrive? Un dirigente di una grossa azienda pubblica, non provinciale abruzzese, ma italiana, di cui non faccio il nome, perché voi sapete tutti chi era, il dirigente che fu chiamato a governare il Ruzzo. Era un tecnico capace, che ci disse che la situazione era grave, come un paziente in coma, solamente con una visione prospettica potevamo cercare di mantenerlo in vita e di iniziare a sanare alcune situazioni. Vi ricordate? Fornitori che non percepivano soldi da 10 anni, ditte che non venivano pagate da 10 anni, che anzi alcune sono fallite, non ci sono più, per colpa di una nostra società all'epoca. I debiti verso i comuni, nessun comune veniva pagato, vi ricordate? Le banche avevano chiuso tutti i conti. Un bilancio non cristallizzato, un bilancio che portava crediti forse quando ancora io non nascevo. Questa era la fotografia del Ruzzo. È arrivato lui e in 4-5 anni ha riportato il Ruzzo, che stava messa male, sta ancora messa male, in una situazione un po' migliore. Fatti accordi con le ditte e pagate tantissime ditte, non tutte, ma ci sono ancora rateizzazioni. Per la prima volta dei comuni con contratti di rateizzazioni vengono pagati, riaperte credibilità con le banche. Oggi abbiamo delle banche che ci sostengono quel piano industriale che abbiamo votato tutti. Oggi quelli che scrivono, lo dovete sapere, oggi quelli che mi hanno chiesto l'assieme dell'Assi hanno votato il CDA. Qualcuno di loro, io non ce l'ho con tutti i sindaci, perché qualcuno in buona fede ha sottoscritto quel documento di convocazione dell'Assi, c'è un problema. Oggi lo sapete che c'è un problema. Questa è la situazione del Ruzzo. Tra l'altro, fino al 2018, da 107, siamo tornati 106 milioni di debiti, tornammo a 97. Quest'anno dicono, quest'anno abbiamo riaumentato. Sapete i tecnicismi? I comuni del cratere, che a cui non possiamo, la nostra società non può fatturare, riprendere i soldi l'anno prossimo. Abbiamo fatto un artificio. Che cosa? Quale artificio abbiamo fatto, contabile? Quello che prevede la legge. Quest'anno per la prima volta approviamo un bilancio inutile e scriviamo. Vogliamo fare i populisti? A me spiace. Di populismo stiamo già morendo.
perché chi ne ha fatto una battaglia, qualche movimento, dopo 4-5 anni già sta svanendo, perché non è semplice governare. Specialmente io purtroppo sono chiamato a governare le situazioni difficili. Sul Ruzzo, questa è la verità. Questa è la verità sul Ruzzo. E oggi qualcuno vuole insegnare a me. Io non permetterò di riscrivere la storia. Loro fanno parte purtroppo di un gruppo politico che è innegabile. L'ho detto pure alla, perché mi hanno convocato. Mi hanno convocato alla commissione di vigilanza. Pensavo fosse un tribunale più che una commissione. Io ho spiegato all'Aquila, a quelli di Pescara di Chieti, che voi non sapete una storia vera sulla mia provincia, perché è innegabile che una classe politica, e sapete qual è, ha gestito malamente qui nella nostra provincia i due consorzi più importanti, le acque e i rifiuti. Sapete com'è andata. Perciò da loro non mi permetto lezioni, e da loro le mani non ce le rimettono, perché questo CDA, i CDA che abbiamo avuto negli ultimi anni, stanno cercando di mantenere una situazione difficile. Ok? E ora ai sindaci dico, non facciamo populismo. Che cosa dite su questa cosa? Proposte? Zero. Togliamo gli interinali. Basta con gli interinali, ho sentito da questi, sono 13, ma io mi rivolgo a 5-6 sindaci. Va bene, togliamo gli interinali. Ma gli interinali, i cittadini di oggi, i ragazzi di oggi che si affacciano alla vita pubblica, devono sapere che sono lì da 16 anni, circa 15 anni. E dove siamo stati in questi 15-16 anni? Dove siamo stati? Ok? La società prima aveva molto più personale, oggi stanno sui 280 circa. Sapete gli interinali che fanno? Sono quelli che oggi garantiscono la sicurezza dei depuratori, la pulizia degli acquedotti. Lo sapete che cosa fanno? Allora i 6 sindaci devono dirci cosa dobbiamo fare. Vogliamo fare i populisti? Allora facciamo una cosa. Domattina, tanto ci vedremo lunedì all'Assi, perché io non ho paura, io lo dico sempre, non ho paura. Io non ho paura, anzi sto cercando di farla in piazza, Lassi, perché è giusto che la gente ascolti, ci ascolti, ok? La gente ha ragione, voi dice, ma le bollette sono aumentate. Io lo dico da cittadino prima, ok? Perché non ho perso mai quella veste di cittadino prima e di solcare le stesse strade che facevo prima, le stesse attività che facevo prima, bar e ristoranti. Lo dico ai cittadini, sono lievitate un po', perché per sostenere 106 milioni di euro di debiti, come li sostenevamo? Tra l'altro però dobbiamo dire che la tariffa, anche se è aumentata, ma lo dicono i documenti, è tra le più basse in Italia, siamo 70esimi. Oppure vogliamo abbassare la tariffa, dico a quei 5-6 sindaci? Domattina i sindaci, anche noi che non abbiamo fatto i danni lì, ci capiamo i sindaci come comunità, abbassiamo il debito, annulliamo i 106 milioni di euro di debito e domattina facciamo la tariffa del 70% in meno. Queste sono le soluzioni che dobbiamo dire. Queste sono, se poi ci vogliamo prendere in giro lo facciamo. Vado all'Assi di sabato, perché io cristallizzo e non ho paura. Sabato, convochiamo un'assemblea, penso che parli di cose serie. Mi chiamano dei sindaci durante la giornata di venerdì, noi non ci stiamo, perché sinceramente ci vuole coraggio. Tu hai quasi ucciso una persona, se vuoi dire chi ha ucciso una persona. Noi non veniamo sabato perché abbiamo delle cose diverse, non ci stiamo. Abbiamo dei problemi più importanti. Altri mi chiamano, faccio due conte con le dita, non ci siamo con i numeri. Il venerdì sera il sottoscritto, senza paura, chiama Alessi. Dico, caro Presidente, mi hanno chiamato e non ci sono i numeri. È inutile che da Avezzano venite. Ho provato a chiamare un altro sindaco che non mi ha risposto. Invece la mattina vengono perché mi dicono, Presidente, mi sa che ti sbagli con i numeri, guardi, io faccio l'amministratore di campagna, ma qualcosa ci capisco, vengo, non ci sono i numeri. L'ERSI, e lo dico qui pubblicamente, si comporta anche istituzionalmente male, perché poi fa anche una conferenza stampa, vogliono aprire per forza la seduta senza i numeri, perché non c'erano i numeri legali. Tra l'altro a quell'assemblea dei sindaci c'erano sindaci che oggi non possono neanche votare, che non fanno parte del RUZ, stanno con l'altra società, la Valfino, sta con l'altra società, questo è il dato. E vado a leggere, è arrivato il parere dell'ERSI, dice quello che ho detto io prima, dice quello che ho detto io prima, che la situazione è difficile, dice anche che viene da gestioni passate, non viene da questo CDA, a questi 7 sindaci che forse sono tornati dopo 20 anni dall'America, può darsi, io chiedo scusa se loro sono tornati in provincia di Teramo dopo 20 anni, allora chiedo scusa, ecco non ce l'ho con loro. Oggi sono anche un po' infervorato. Ecco, se sono tornato dopo 20 anni, loro hanno ragione. Perché lo dice anche l'ERSI, la situazione è difficile, è precaria, però è frutto di gestioni passate.
È anche singolare questo documento che arriva così, e qui purtroppo no, c'è la, dico io, ecco, c'è la polis, la politica, no? Cerco di attaccare qualcuno, di rifarsi, tra virgolette, con una storia politica parlando del bene più prezioso dell'acqua, no? Si lavora anche male, forse non ci avete fatto caso neanche voi. Documento dell'ERSI, sottoleggo, parere sul bilancio al 31/12/2019 della società Saca. I copia e incolla facciamo pure meglio. I copia e incolla facciamoli anche meglio. E mentre vengo di qua, perché purtroppo non ho tempo di stare dietro a queste cose, da Ruggero ce ne stiamo occupando e ce ne siamo occupati, fanno un parere al bilancio Avezzano il 7 giugno 2020. Il nostro CDA ha approvato il bilancio, mi sembra il 12 giugno circa, mi sembra. Perché purtroppo ai sindaci, sapete cosa dico io? Dell'acqua ce ne stiamo occupando. Ah, sapete, lo dovete sapere, voi giornalisti siete più bravi di noi. Sapete perché sono lievitati anche i costi? E qui chiedo a quegli autorevoli sindaci che hanno ministri amici che vengono qua in provincia di Teramo a visitare le sagre. Perché non chiediamo il ristoro del 1,6 milioni circa di analisi che vanno sulle tariffe, andranno sulle tariffe e le aumenteranno per colpa del Gran Sasso, per colpa del laboratorio di terzi? Questa è la lotta a cui chiamo i sindaci io. Invece di fare la fuffa, di fare populismo, loro insieme andiamo a Roma, questo 1,6 milioni che il Ruzzo oggi è costretto a pagare, che i cittadini sono costretti a pagare, non per colpa nostra, che andrà pure quello sulla tariffa, è per colpa del laboratorio, dove giustamente per tutelare la salute dei cittadini, che cosa facciamo? Analisi oggi temporanee per garantirci l'acqua più sicura. Ma quel costo oggi lo sta pagando il Ruzzo, lo paga la comunità provinciale di Teramo. Io qua chiamo e poi lo dico a loro, perché ne parlo così veloce? Perché il problema della provincia di Teramo, cari sindaci, cari circa 5-6 sindaci, che oggi vogliamo fare solamente la politica, sono altri. Loro oggi hanno il potere, visto che hanno amici autorevoli, hanno il ministro De Micheli. Il problema oggi della mia provincia è la A14, lo sapete. E il terremoto nel decreto, non ci hanno messo una lira, lo sapete? No, invece oggi parliamo di Ruzzo. Ne dovevo parlare, già ne abbiamo parlato 6 anni fa. L'unico che può parlare, sì, che sapete chi era? Da lui accetto le uniche bastonate. Era il sindaco Tulini, che ancora è presente nell'assemblea. Era l'unico che scriveva nel 2002, 2003, 2004 che combinate a Ruzzo, lasciato solo dagli stessi amici di oggi, che oggi dicono, oddio, a Ruzzo che succede? Io su Ruzzo possiamo fare un'opera teatrale. Se volete, su Ruzzo possiamo scrivere un'opera teatrale e girare sui comuni della nostra provincia. Siccome abbiamo fatto danni, non possiamo prendere in giro i cittadini. Perciò io voglio sapere quali sono, ecco, no agli interinali. Allora chiedo a quel gruppetto di sindaci di fare un'assemblea con i dipendenti del Ruzzo, togliendo gli interinali, e dire ai 220 degli uffici e tutto, domani saranno 80 operai. Si può fare per legge. Ma ditemelo voi, se si può fare per legge che uno che fa il responsabile finanziario, domattina lo mettiamo al depuratore di Giulianova e di Roseto. Questo mi dovete dire. Non facciamo gli interinali, facciamo i concorsi pubblici che non avete mai fatto. Sì o no? No, va bene. Quei servizi li diamo in esterno? Sì o no? Queste sono. Se voglio fare il populismo, l'Italia sta morendo di populismo. Ok? E se continuiamo così, non andremo da nessuna parte. Io invito loro a stare sui problemi seri. Ok? E poi vi dico un'altra cosa. L'autorevole, giustamente, è giusto che devono controllare, magari avessero controllato nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Oggi non stavamo così. È giusto che controllano. Ci hanno fatto un parere, ma dobbiamo votare sì o no il bilancio. Che c'è scritto qui? Non c'è scritto nulla. Per questo io vi invito a votare no. Per questo io vi invito a votare sì. Boh. Riprende invece, lì riprende un passaggio invece della RIA Green Thornton, perché oggi Ruzzo, per non fare gli imbroglietti, oggi c'ha dei revisori che scrivono senza difficoltà, e c'è una società di revisione esterna che scrive: la società di revisione contabile RIA Green Thornton SPA esprime il seguente giudizio positivo sul bilancio di esercizio, che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. Perché questo CDA nei 5-6 anni, sapete che cosa ha fatto? Ha tolto, sta cristallizzando il bilancio con partita reale, ha tolto quei crediti che non sono più reali, crediti degli anni 70, 75.
sta riportando al settore patrimoniale reale. E oggi noi vogliamo mettere in discussione questo. Io vi posso, vogliamo farla fallire? Va bene, non dobbiamo decidere però. Io vi voglio bene. Alla gente raccontate, non per prendere un voto in più sul popolo, tanto i tifosi votano sempre la squadra che, anche se è come la Juve, il Milan, non l'Inter, il tifoso vota la sua squadra. Se invece vogliamo amministrare per i cittadini, dobbiamo fare scelte reali. Questo è quello che dico io. A me non mi interessa, anche qui, io ve lo dico perché alcuni sindaci sono un po' arrabbiati pure con voi con la stampa, perché avete detto che i sindaci erano destra, c'erano anche quelli di centro-sinistra, non dico in generale. A quelle mancanze erano 13 presenti su 47. O 34 sono imbecilli, perché c'era anche qualche sindaco centrosinistra che non è venuto e che dice io non posso parlare su Ruzzo, anche se io non ho commesso realmente un danno alla società, però facevo parte di quel gruppo e non ho fatto nulla. Questa è la serietà. E se io fossi loro, me ne starei zitto su questa storia. Ok, queste sono, io aspetterò le proposte, non, invece diciamolo, volete un CDA vostro? Allora fate la politica. La politica non ci deve stare. Perché quali sono le soluzioni? Interinali no. Poi mi dite chi va al depuratore di Roseto. Perché c'è un dato che oggi, da qualche anno, perché in questo quel CDA lo ringrazio, il dottor Forlini, tutti gli altri, Ragognetti, Grotta, oggi le nostre acque stanno meglio perché sugli operatori oggi c'è gente che sta H24. C'è il problema, ci sono dei processi ben definiti, che se c'è un problema viene avvisato, la ditta parte, lavora, fa, e oggi abbiamo, aspetta, le nostre linee, abbiamo sempre tanti problemi, le nostre linee sono rovinate, sono vecchie. Quanti sindaci noi davamo a Ruzzo le reti con la Broad, con la notizia nulla a pretendere, ah non lo dite adesso, no, perché non vi conviene. Questa è la responsabilità e la serietà, questo è. Poi se voglio fare la politica lo so fare pure io. Io perciò dico oggi, io vado a Ruzzo oggi perché non ho altro come sindaco. Io parlo di pareri e tutto, so che la situazione è drammatica, non me lo dovete dire voi, però dobbiamo capire dove andare. La cosa bella è che 4 anni fa, quando votammo quel CD autorevole, tecnico, l'abbiamo votato all'unanimità. O tu oggi denunci altro, oppure perché dei piccoli passi sono stati fatti, però per fare populismo è aumentata l'acqua. È normale, 106 milioni di euro di debiti, come la anche se la tariffa ancora è bassa, questo dovremmo dire ai cittadini, perché io la pago. Da me l'acqua, pure che abbiamo aumentato, ma ancora è bassa. Qual è la soluzione? Se era un'azienda, il Ruzzo, dovevi cappiarti, ripianare il debito, 106 milioni di euro, e viveva. Noi ancora con questi debiti stiamo mantenendo. Se vogliamo abbassare la tariffa, cari cittadini, chiedete ai vostri sindaci di rimettere mano e pagare i danni che hanno fatto. Questo dobbiamo fare. Oppure, con una visione prospettica, man mano, ecco, ripristinare questa società, ecco, a livello patrimoniale e finanziario, quello che si sta facendo. Invece si è passati, per non parlare dei problemi reali, del Ruzzo, di un problema che abbiamo già cristallizzato nel 2010-2011. E sul Ruzzo, ve l'ho detto, gravano spese che i cittadini della provincia di Teramo pagano per colpa di terzi del laboratorio, che però non vi dicono. 1,6 milioni in più di costi abbiamo a Ruzzo per colpa di terzi. Questi sono i dati che andranno sulla tariffa. Se aumenterà un altro centesimo, e per questa colpa, perciò invito io i 5-6 sindaci, non i 13, i 5-6 sindaci che oramai sono uniti per fare la politica, di chiamare Roma e di dirgli adesso mi ristori tu, perché fra poco con la mia avvocatura ci penserò io.